Buongiorno, sono Cristiana Caria, fondatrice dell'International Shishu School. Sono qui per parlarvi dei 72 angeli. I 72 angeli sono i 72 nomi di Dio. Ognuno dei 72 nomi è traducibile con una qualità dello spirito, del divino. La loro origine deriva da un versetto, dai tre versetti della Bibbia in cui Mosè apre le acque del Mar Rosso e permette al popolo di Israele di oltrepassare le acque e di andare dall'Egitto alla Terra Santa. Cioè, l'Egitto è il regno della materialità e rappresenta il passaggio verso il regno in cui Israele è reale. Andiamo verso la conoscenza di ciò che è reale, di ciò che è vero per noi, in contatto con la nostra essenza. E simbolicamente il Mar Rosso rappresenta il passaggio attraverso la vita. Che cosa significa questo? Che è attraverso la vita, attraverso l'esperienza della quotidianità, quelli che gli antichi alchimisti chiamavano la grande opera, è possibile contattare la verità di noi stessi e l'essenza di noi stessi. Possibile incarnare le tre qualità degli angeli con le quali siamo venuti in incarnazione. La parola angelo è bellissima, ma in realtà è associata al concetto di angelo messaggero. È una frequenza che noi possiamo portare dentro di noi. Gli antichi testi parlano proprio di portare la luce della materia. La materia, cioè la nostra fisicità, la nostra personalità, e la personalità è fatta di mente, emozioni e comportamento, corpo, è oscura, cioè non è consapevole, noi non siamo consapevoli di ciò che muove tutte le nostre azioni. E quando parliamo di portare la luce dentro la materia, parliamo proprio di portare consapevolezza a ciò che è oscuro e anche rompere quelli che sono gli schemi karmici, cioè i limiti di pensiero, di comportamento che ci impediscono di contattare noi stessi e di vivere in armonia con il nostro disegno e il nostro destino. Perché è importante conoscere i nostri tre angeli, il custode, quello del cuore e quello dell'intelletto. Ognuno di essi rappresenta la frequenza di incarnazione con cui siamo venuti, l'angelo del custode in relazione alla nostra missione, l'angelo del cuore in relazione al modo in cui noi dobbiamo trasformare il nostro sentire per attivarlo a livello più alto, e l'angelo dell'intelletto proprio per portare una luce più alta al nostro modo di pensare, per connetterci con la mente superiore. Ognuno di questi angeli è connesso ad uno dei tre raggi principali, il raggio 1, il raggio 2 e il raggio 3, cioè il raggio della volontà potere, il raggio dell'amore saggezza e il raggio dell'intelligenza attiva, che sono i tre raggi che compongono la fiamma divina, che si trova all'interno della camera del nostro cuore, che si dice il cuore dietro il cuore, che è quella che simbolicamente è collegata anche ai tre colori principali, il blu, il giallo e il rosso. Le lettere ebraiche che compongono i nomi dei 72 angeli hanno una forma molto simile ai 22 aminoacidi del nostro DNA. Quindi fondamentalmente quando lavoriamo con la tripletta, perché il nome di ogni angelo è composto da una tripletta e quindi da il 3 nella numerologia, il programma divino, quando contattiamo questo programma divino di ognuno di questi angeli abbiamo la possibilità di portare direttamente la luce nel nostro DNA e comprendere il tipo di esperienza e di consapevolezza, perché ogni lettera ebraica ha una qualità, ha un suono, ha un'apparenza, ma fondamentalmente rappresenta un campo di coscienza. La prima lettera ebraica del nome dell'angelo mette in atto l'energia che dobbiamo manifestare, la seconda unisce la volontà potere, il raggio della volontà potere, tutto quello che ci serve per poi creare il nostro progetto. Conoscere noi stessi, essere capaci di portare la luce, e lavoreremo proprio con questi tre angeli per portare la luce nelle nostre cellule attraverso l'invocazione degli angeli, perché il nostro DNA risponde al suono, e queste lettere ebraiche, che sono antichissime, sono l'origine della creazione per la cultura ebraica, sono i mattoni della creazione. Abbiamo proprio la possibilità di andare ad attivare la luce nel nostro DNA, la luce, e portare un nuovo livello di coscienza sino all'origine della preistoria, della nostra storia umana, perché nel nostro DNA c'è tutta la storia dell'umanità.
Quindi conoscere non solo per noi stessi, ma anche per quelli di voi che lavorano con gli altri, significa imparare a comprendere veramente come possiamo supportare il processo trasformativo, e invocarli poi continuamente aiuta continuamente ad attivare questo processo di trasformazione in noi. Vorrei farvi un invito ad essere con noi nei corsi che saranno organizzati dall'International Initiation School per sperimentare dentro di voi questa attivazione e questa trasformazione delle vostre cellule a livello atomico in luce, portare questa la luce della coscienza nel nostro essere più profondo e divenire la luce che siamo, incarnare la qualità divina in cui abbiamo deciso di lavorare, che abbiamo deciso di portare su questa terra per realizzare la nostra missione e il vostro scopo. Quindi vi aspetto nei prossimi corsi e ciao per adesso.